Faresti una cosa per me? Ora gli diamo il Vorrei fluido cerebrale. Tanto del fluido cerebrale. Ne abbiamo due, ne abbiamo. Sei da... Tipo come se lo stesse bevendo, come se fosse... È delizioso. Tipo avesse la cannuccia. Riesco a sentire anche il suono appiccicoso. Lo senti anche tu? Ti svelo un segreto. Un tempo. Ne sono felice. Purtroppo però non posso muovermi. Scusa per il disturbo. Non ti dispiace, vero? Sangue di Adelina. Oh, non esagerare. Ne so qualcosa. Certo, come le altre. Un tempo una fiala alla volta. Ero. Però non vuole l'altro fluido. Questo ci è rimasto nell'inventario. Dobbiamo usare più avanti. Magari c'è un'altra come lei. Dietro una con la porta, magari. Vecchiettini li uccidiamo. Vecchietti di mercurio. Altri 4. Allora, noi siamo andati da lì, dobbiamo usare questo ascensore. Se non sbaglio, lui si trova dove c'è il passaggio all'interno della tromba dell'ascensore, la porticina segreta. Di qua aperto. Ok, vediamo qua. Mannaggia! Allora è in cima, Non penso che si muoia. Oh, punta che culo. Come non detto. E gli echi che sono lì di fronte sono... Devo perdere pure questi 600.000. L'ultimo, almeno completiamo tutte cose. Poi andiamo a uccidere pure al cacciatore con la campana che non si sente. Noi abbiamo fatto tutto. Vediamo cosa si dice stavolta. Non esatto, ne so qual... Io voglio fare una cosa, aspetta, la uso e me ne faccio dare ancora. Oh, come ti senti? Ne vuoi un altro po'? Oh, come ex santa del sangue, non posso violare le regole della chiesa. Nemmeno per te. Torna a trovarmi quando avrai esaurito la tua scorta di sangue. Perfetto. Comunque la useremo di nuovo. Vediamo se l'eccio lo dà più di una volta. Già questa è la seconda. Vabbè, uccidiamo solamente lui. No, gli echi sono là sopra allora. Dove c'è il passaggio, però lo facciamo al ritorno. Gli echi sono lì sopra. Eccolo il là infatti, quindi prendiamo al ritorno. Allora.
Io non so più dove cercarlo, questo qui. So più dove cercarlo. Vaffanculo, non lo cerco più. Tanto non penso che mi darà qualcosa. Ah, recuperiamo gli Yeti. E andiamo a uccidere il nostro cacciatore poi. Forse ho capito dov'è. Aspetta, aspetta, aspetta. È giù. Ok. Va bene, buono. Lascia lì qui tutti questi proiettili. Ora magari diamo sfogo all'arco. Può essere che è lì dietro. È rimbalzato. È cieco, sente solo i rumori. Oh, finalmente. Ok, flip flop, addio. Ok, questo fiore è per te. Va bene, i presenti li abbiamo trovati tutti. Tagliamo e andiamo nella cella del cacciatore maledetto. A dopo. Eccoci tornati nella cella sotterranea. Praticamente ho notato che il vecchio bastardello qui con la campana evoca sempre negli stessi punti questi cacciatori, i cacciatori di Brador. E praticamente li evoca sempre negli stessi punti, ma una volta che ti hanno droppato tutto il loro set, alla fine non danno nient'altro, a parte una buona somma di echi, intorno ai 26.000 echi danno. Quindi in teoria potremmo lasciare questo qui in vita, in modo tale che uccidendo già 4 di questi si racimolano più di 100.000 echi, quindi per farmare, ottenere echi a non finire, perché questi li evoca. Questa è la seconda volta che me lo evoca qui e nel villaggio dei pescatori. Comunque, sempre negli stessi. Non è come Forlorn in Dark Souls, Forlorn non Avlan che compare in tutte le zone, quindi ti perseguita, oppure il persecutore che ti persegue in tante zone. Questo praticamente compare sempre negli stessi punti. Quindi, un poco questa cosa non è tanto bella. Cosa c'è? Non vuoi più uccidermi? No, O stavolta ci ho forse ripensato. sei qui per implorare il mio perdono? Beh, vattene. Addio. Nulla cambia. Questa è la natura degli uomini. Botomo, che è un'arma.
Un'arma da cacciatore, folle bandita da brado all'assassino della chiesa della cura. Il flebotomo in teoria, il termine flebotomo significa colui che tira sangue, tipo le zanzare sono flebotomi, si dice. E questo lo immaginavo. Una bella mazza. Abbiamo un'altra arma candidata al potenziamento. No, per ora è questa qua l'altra candidata. Ok. E tirando le somme, dobbiamo andare verso il boss. Quello che c'è nel faro del villaggio dei pescatori, dove c'erano tutti i molluschi che pregavano. Quindi ci vediamo direttamente lì. A dopo allora.